Siamo arrivati alla quarta puntata dell'Accoppiata, questo innovativo format che non solo parla di palio, ma ve lo fa vivere in prima persona. Dobbiamo ringraziare la location che oggi ci ospita, l'Osteria Titti da Duccione in via Camollia, proprio vicino a Porta Camollia, al mercato rionale dell'Istrice. Non solo, io devo ringraziare ovviamente anche chi con me conduce questo format, ovvero Elena Lambru, qua in studio con me, e Francesco Zanibelli, che invece conduce le esterne tecniche, le interviste con Fantini e Cavalli. Ciao Elena. Ciao Diego e saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando. Abbiamo deciso di realizzare un format innovativo per raccontare le storie e i volti che rendono meraviglioso il Palio di Siena. Andiamo a conoscere il prossimo Fantino e Cavallo che correranno l'edizione luglio 2015 del Gioco del Palio. Siamo con Silvano Mula, se tu voglia. Buonasera Silvano. Buonasera. Senti, una prima domanda, raccontaci un po' come ti sei avvicinato al mondo del Palio di Siena. Ma è stato un po' improvviso. Dalla mia carriera fatta all'ippodromo, la decisione di cambiare modalità di correre a cavallo e ho deciso di entrare nel mondo del palio. Senti, quali sono le principali differenze che hai riscontrato tra il mondo dei regolari e il mondo dei corsi a pelo? Spiegarle ce n'è tante, sono due mondi totalmente differenti e cambia tutto. Senti, parlaci delle tue emozioni, il primo palio che hai corso nell'Onda, insomma, luglio 2009. Le emozioni sono grosse perché entri in un ambiente in cui conosci poco, non conosci niente, entri è come un gladiatore che entra nell'arena. Che la folla t'acclama e tu c'hai un compito e lo vuoi portare a termine. E quindi le emozioni sono indescrivibili. Senti, raccontaci un po', fu un palio un po' sfortunato. Sì, i primi due pali della mia carriera sicuramente non sono stati dei migliori, sono stati uno un po' più sfortunato dell'altro. Delle volte capita, è palio. Invece per quanto riguarda la tua annata fino adesso, un bilancio fino ad ora delle corse che hai fatto a Ma pelo. della mia annata del 2014 sicuramente non posso essere contento. Del 2015 penso di essermi preparato al 150%, sono pronto, sono contento di come sono arrivata ora, mi sto impegnando e spero che arrivi il meglio. Per quanto riguarda i contatti, sappiamo che tra pochi giorni saranno le previsite, poi via via tutto l'iter, prove notturne, la tratta. Ad oggi quante possibilità hai di montare? Sicuramente quest'anno rispetto ad altri anni non sono tantissime, sono poche, sono sempre del mio parere che ne basta una per montare il palio, quindi quelle che ho mi bastano e aspetto di vedere quello che succede. In quanto riguarda Piazza del Campo, un palio dove hai qualche rimpianto, dove ti sei detto ma qui forse potevo fare di più. L'unico rimpianto che ho è il palio con Pestifero, Palio la con Pantera. Pestifero. È l'unico che ho un rimpianto che potevo fare meglio. Gli altri purtroppo secondo me non ho avuto quelle occasioni da poter far meglio. Ho capito. Tuo obiettivo per questo 2015? E rivincere il palio. È nato in Sardegna, figlio di Vidoc Burrascorsa, fratello da parte di mamma di Nannetto, un'altra valle che c'è Alessio. E appunto io l'ho preso in allevamento di Battista Meloni in Sardegna. Ero andato, diciamo che il cavallino mi era piaciuto da sempre, sin da piccolino, perché ero andato a vedere Occolè, che è nato nel solito allevamento, e l'avevo visto da piccolo. Poi
avevo preso un altro cavallo, Moedi, da un'altra parte della Sardegna, e dopodiché in ippodromo si era ben comportato e quindi alla fine sono nostalgico e l'ho preso. Quali sono le sue caratteristiche, sia caratteriali che fisiche, insomma? Caratteriali è un cavallo che è molto, molto sereno, anche troppo, tranquillo. Lo possono montare veramente anche i bambini, i miei figli ci vanno. In effetti è il pregio e il difetto, perché se non lo conosci bene, diciamo che ti può tradire. È talmente tranquillo che a volte inganna, invece poi al momento giusto va stimolato parecchio, se no insomma okay. Può creare dei problemi. Come piazzamenti, mi ricordo l'anno scorso e quest'anno andavo molto bene anche a Monticiano, insomma. Ma sì, diciamo che lui alle regolari dai 3 anni ha fatto veramente grandi cose. E dopo in provincia si è ben comportato sia l'anno scorso, e fra l'altro è stato un cavallo che a 5 anni ha debuttato subito, ha fatto 2 pali. Diciamo che l'anno scorso a mio avviso è stato un'annata di adattamento alla piazza, ecco, rispetto a quelle che erano un po' le aspettative. Probabilmente non ha espresso bene tutto il potenziale, almeno quello che tutti noi proprietari ritengono sia il potenziale di Oramante. E le aspettative per quest'anno quali sono? Ma le aspettative, appunto, è che intanto mi auguro che tutto vada bene, passi la prevista e venga preso in piazza, perché non è scontato niente. E poi che faccia bene, che magari mi regalasse la soddisfazione di vincere il palio, perché poi alla fine tutti aspirano a questo, sì. Però non è facile, ci sono 1000 variabili, quindi certo. Già essere presenti è una fortuna, è una gioia, una libidine. Quindi. Sì. Abbiamo visto le prime 2 schede di Fantino e Cavallo, che saranno valutate dai nostri 3 giudici il giorno del gioco del palio, poco prima dell'assegnazione dei cavalli e poco prima che parta ovviamente l'asta dei Fantini. Per capire meglio in cosa consiste il gioco del palio, abbiamo parlato con il creatore nella versione più attuale e seguita nel contrario di Siena, Jacopo Rugani. Andiamo a vederci la quarta parte dell'intervista. Alberto Ricceri, detto Salasso, ha vinto luglio del Drago l'anno scorso, arrivando alla sua 3ª vittoria, come un po' tutti i Fantini che hanno raggiunto almeno 3 vittorie, non si scende sotto un tot di 3 nerbate, come media, 2-3 parate, che cosa sono le nerbate e le parate? Le nerbate e le parate sono queste carte qua. La nerbata e la parata. La nerbata è una carta che ha un duplice valore, ha un valore di spinta sul cavallo,
va bene, si inerba sul cavallo e si guadagna due caselle, oppure di risposta a un'eventuale parata di un'altra contrada. Cosa significa? Significa che quando una contrada è in questa zona della pista, per capirci, Leocorno è qui, e gli passa accanto l'istrice, va bene? Li passa accanto, e per accanto si intende la casella accanto, non accanto di due caselle. Se li passa accanto, interno o esterno, il leocorno, che è lì fermo e si vede passare accanto un'altra contrada, ha la possibilità di dire paro e utilizzare una parata. Può anche utilizzarne due, se non ha grandi accordi con l'istrice, per capirsi. E a quel punto pararlo doppio. Bene, se il leocorno dice paro, quando l'istrice gli passa accanto, se l'istrice ha almeno una di queste carte qui, le nerbate, può utilizzarle per difendersi. Quindi, se lui dice paro, io ti dico, d'accordo, io nerbo. Quindi si va ai dadi, che si usano quest'altri dadi qui, tira prima la parata, che fa 5, tira la nerbata, fa 4, ha vinto la parata, quindi indietreggerà chi perde, a seconda di quante parate gli sono state giocate. Se una sono due caselle, se due parate sono quattro caselle. Quindi la nerbata, come ho detto, serve per difendersi da una parata, ma come ho detto è molto preziosa come carta, perché ti permette di avanzare nel tiro dei dadi, perché la nerbata la si può usare sul cavallo, appunto per sollecitarlo, come si suol dire, e se ne può giocare massimo sul cavallo, intendo, massimo 3 per volta, che significa fare un più 6 teorico, un più 6 teorico al tiro del dado. Gioco 3 nerbate, le dichiaro prima, chiaramente non si possono dichiarare dopo. Gioco le nerbate, faccio 8 più 6 fa 14 e farò 14. Ma se monto il salasso, che c'ha 3 nerbate, 3 parate e il bonus di più 2 alle curve, se questo 14 mi porta dentro una curva, e per curva intendo dal tratteggiato, tutta la parte tratteggiata del San Martino e del Cassato, se io che monto salasso entro in curva, guadagno anche un più 2, quindi da quel 14 andrò a 16. Come i fantini, anche i cavalli hanno le loro nerbate, le loro parate e i loro bonus, solo che il cavallo, come nella realtà, ti tocca a sorte. Quindi ti può toccare un cavallo come Osvaldo, che ha due nerbate, due parate, un più uno alla mossa, un più uno da ogni fine casato a ogni inizio San Martino. Ti può toccare un Oppio, vincitore di palio, quindi tre nerbate, tre parate, più due tutto il secondo giro. Come però ti può toccare anche, guardiamo, Mohambo, per capirsi, che ha due nerbate e una sola parata. Quindi un cavallo che ancora, tra virgolette, ha da dimostrare qualcosa. Questo però ti viene dato appunto a sorte all'inizio, quando ti è stata assegnata la contrada, i capitani per alzata di mano scelgono il lotto dei 10 e viene assegnata un cavallo a ogni contrada. I fantini invece, come dicevo, bisogna pagarli all'asta. E una contrada è liberissima di acquistarne anche 10 di fantini, se vuole, perché si va, ce n'è un bel mazzo di fantini. Sono tutti quei fantini che sono... Il sindaco fa semplice: Alberto Riccieri detto Salasso, 3 nerbate, 3 parate più 2 alle curve, 10, 20, 50, 100, 200, 300 e via discorrendo. Chiaramente se finisci i soldi per i fantini, non ti rimangono per comprare carte di gioco che ti possono servire teoricamente per fermare le altre contrade. La carta più importante, per esempio, è il fantino venduto. Sono il fantino venduto, i servizi, che sono due carte ma hanno lo stesso valore, per fermare a livello di un turno proprio, sì, ci sono queste tre carte. Quindi sono
molto importanti. Le contrade che riescono all'asta ad accaparrarsi queste carte qui, quando si va a fare i cosiddetti partiti, sono un po' quelle più ricercate, perché chi vuole vincere il palio si deve assicurare che non gli sia giocato un fantino venduto o un servizio, se no, se sta fermo un turno sarà più difficile vincere. A volte si è visto vince anche chi è stato fermato più di un turno, perché sai, il gioco è il gioco, è il gioco, è il gioco. Però ecco, come carte per fermare, sì, sono queste carte qui, che hanno una differenza. Il fantino venduto è la più importante di tutti, perché questa carta, una volta che la compri, scrivi il nome della contrada che vuoi massacrare e fermare un turno, metti il nome della contrada qui dentro, lo chiudi. Per regolamento va scritta il nome della contrada prima dell'ordine di mossa, chiaramente, perché sai, l'ordine di mossa può anche favorire eventuali killeraggi, e lo si scrive prima dell'ordine di mossa e lo si lascia in mezzo alla piazza. Colui che però l'ha giocato, ha giocato nel senso ha scritto il nome lì, quando sta lui lo può giocare nei tre giri quando vuole. Può dire, sì, stammi, bene, gioco il fantino venduto a Loha, e tira dadi, fa il suo, e Loha e ferma un turno, va bene? Il servizio, invece, richiede una precisa posizione. Se te vuoi fermare una contrada, non è che la puoi fermare come il fantino venduto, dove è, ma quando, solo ed unicamente, mettiamo che io sono la civetta, io sono la civetta, ho comprato all'asta un servizio, voglio fermare, non so, una contrada, mettiamo la mia rivale, il leocorno. Il leocorno non è che lo posso fermare con un servizio se è così. Il leocorno, per essere fermato, ha bisogno che almeno un'altra contrada sia nello stesso canale, diciamo binario, diciamo binari, perché come vedi tutta la pista è fatta a binari, a settori, diciamo. Quindi bisogna, per giocare il servizio, che la contrada che vuoi fermare sia in compagnia di un'altra in quel settore lì. Quindi il servizio lo si può giocare anche alla mossa, perché siamo tutti su uno stesso, tra virgolette, settore, appunto. Quindi se appunto sono la civetta e voglio fermare il leocorno, anche se mi è lontano, quando sta a me gioco il servizio e lui starà fermo un turno subito in partenza. Ultime carte che si possono comprare con i soldi virtuali sono le nerbate killer. Ce ne sono 4 a disposizione. Le nerbate killer hanno la stessa valore delle nerbate che dicevo prima, versione risposta, non versione aumento della velocità del cavallo, cioè quando ti parano. Se ti parano, se il bruco para la civetta, cioè la civetta passa accanto al bruco, il bruco non la vuole far passare e dice paro, giocando la carta della parata, la civetta però, se ha comprato una nerbata killer, la nerbata killer gli permette, sempre andando ai dadi, quindi deve vincere sempre ai dadi, ma gli permette di mandarla direttamente indietro di 4. E se tante volte sono rivali, le rivali conta sempre doppio, quindi sarebbe un eventuale meno 8. E sono comunque delle discrete penalità, perché comunque il gioco sono 3 giri, non è velocissimo, ma quando c'è chi è in serata e c'ha il tiro buono, magari si fa anche veloci, ecco. Come ogni palio che si rispetti, avremo anche noi i nostri capitani. In questo caso però non saranno i capitani di una delle 17 contrade, ma i capitani di una delle 6 contrade soppresse: il gallo, il leone, l'orso, la vipera, la spada forte e la quercia. Questo ci darà modo anche di conoscere meglio i territori che una volta li ospitavano.
Andiamo a vedere l'intervista con Riccardo Brandani, il capitano della Contrada del Leone. Il nostro quarto capitano a rappresentare la Contrada del Leone è Riccardo Brandani. Riccardo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi sei con noi nella veste del capitano della Contrada del Leone, ma nella vita reale cosa fai? Sono appena tornato dopo aver vissuto per qualche anno in Francia e ora mi sto occupando di turismo a Siena, promozione di eventi turistici del territorio senese. E in più, due volte a settimana vado a lavorare qui in Contrada da un amico, da un ristorante, faccio qualche servizio extra. Ma quanto è importante per te il palio, per i tuoi amici o per la tua famiglia? Ma diciamo, sono cresciuto nel palio, sono cresciuto qui nel Rione, è una famiglia dell'Istrice da generazioni, quindi diciamo l'ho sempre vissuto il palio. Poi chiaramente negli anni cambia, da bambino fai giochi al palio per la corsa nel Rione, poi crescendo ricopri differenti ruoli, come ora faccio il capitano per esempio, quindi ho un ruolo importante in questa Contrada e spero di fare il bene per tutti noi. È una responsabilità, è molto importante, essendo il capitano insomma, mi sento investito di una carica e di un ruolo che è importante. Te come pensi sia visto il palio da chi non è di Siena? Allora, credo un po' di invidia, perché il palio è una manifestazione unica, una manifestazione che viene dalla storia e continua a vivere, che è molto seguita da parte dei popoli con delle contrade, e sicuramente è qualcosa che non esiste altrove, quindi in un mondo globale dove c'è sempre più informazione, tante persone si interessano al palio, si avvicinano al palio e ne sono affascinate. Si vede anche che le contrade si stanno un po' aprendo e quindi accolgono anche persone che vengono da fuori interessati, mentre prima non esisteva, ma questo anche perché comunque c'è un interesse verso questa manifestazione che è speciale per le sue dinamiche interne, storie, e quindi penso piaccia molto in generale, anche se magari c'è qualcheduno e qualche animalista che continua a protestare, però comunque direi in linea di massima anche al di fuori di Siena al palio è molto amato, è conosciuto tantissimo. Te ti intendi di fantini e cavalli? No, io sono un capitano all'antica, ovvero capitano all'antica dà fiducia ai propri tenenti, ai propri mangini, che si occupano tutto l'anno di seguire cavalli e fantini. Io vengo prima del palio, chiaramente tiro di tasca fuori qualche soldo e faccio la scelta che ritengo migliore, ma non mi interessa, io sono meglio, faccio il palio, tiro a vincere e poi pensano per gli altri, andare alle corse, in provincia, sono camminato proprio vecchia maniera. Quale sarà la tua strategia per questa edizione del gioco del palio? Teniamo a vincere, poi palio tutto è prevedibile, ma chiaramente una vincita rivale ci concentriamo solo sulla nostra vittoria. Vediamo un po' come si metteranno questa situazione. Buona fortuna allora. Grazie. Intanto ringraziamo i cuochi dell'Osteria Titti per essere qua con noi. Andiamo a conoscere meglio i territori che ospitavano la Contrada soppressa del Leone. Grazie. Di niente, ragazzi. Buon lavoro. Grazie. Leon, Lion. Originally there were 59 contradas in Siena, but consolidation over the centuries has seen the number reduced to today's 17. During the 17th century, some contradas were slowly dying out until their abolition, which took place officially in 1729 with the edict known as Notice of Violent of Bavaria. Today we will be talking about the next abolished contrada, Contrada del Leone or Contrada of the Lion. The Contrada took its name from the machine that it brought to the Piazza del Campo during public celebrations that had the form of a rampant lion with a star in its claws.
That star was taken from the coat of arms of Pezzi family, but was living on the territory of the Contrada in the 15th century, and Emperor Sigismondo, in 1440, had given his permission to add the star to the lion. This particular choice was made to avoid the confusion with the Florentine lion. The Contrada had two coats of arms because it was composed of two military companies, Santo Stefano, white with the black diagonal strip, and San Vincente, red with the white diagonal strip and two dark red tiles. Its territory consisted of Santo Stefano alla Licia, Poggio di San Pietro, Chiesa di San Vincenzo, Strada di Campanzi, Piazza Pappalucci. Contrada of Lyon gets incorporated by Contrada dell'Istria. Si conclude la quarta puntata dell'Accoppiata. Elena, ti ringrazio. Io, Diego, ringrazio a te, tutte le persone che ci hanno guardato e tutti coloro che hanno reso possibile la nostra iniziativa.